Salve a tutti, un caro saluto da Francesco Samani. Io ringrazio tutti quelli che stanno condividendo i video, anche perché sono tanti i nostri colleghi che ci stanno scoprendo in queste ore e che magari sono anche felici di aver avuto la possibilità di scoprire questo canale. Ricordiamo a tutti che questo è un canale di istruzione, di formazione, di cultura totalmente gratuito e dove tanti di voi, anche grazie ai commenti, contribuiscono attivamente a tenere vivo, l'ambiente, a tenere vivo il canale e tutto questo ovviamente aiuta. Diciamo al processo di successo. Il successo essenzialmente è quello di forse più qualitativo che quantitativo, quello di raggiungere dei target e degli obiettivi in cui cioè nei quali sicuramente si riescono a fare video che a livello contenutistico abbiano una valenza molto, molto buona, che cominciano a essere un punto di riferimento, un punto di partenza, ma anche un punto d'arrivo per colui che si accinge a fare il concorso. Abbiamo detto, abbiamo parlato di come il concorso è essenzialmente una delle tante tappe che farete, e essenzialmente che fare l'insegnante non è solo, è diventata quasi una missione, cioè non è solo che assolutamente bisogna fare gli insegnanti come ripiego, ma per le responsabilità che abbiamo anche come quali modelli di vita per gli studenti e come persone che possono aprire il mondo positivamente o negativamente parlando agli studenti, quindi abbiamo delle responsabilità enormi ed è probabilmente per chi lo ama uno dei lavori più belli al mondo. Allora, veniamo a noi. Oggi voglio trattare l'argomento relativo, vediamo se riesco ad aprire la casella di testo, perché finché mi riconosce che ho la penna, mi dice che non va bene. Il bello e brutto della diretta, che queste piccole pause non le posso tagliare. Allora, oggi voglio trattare essenzialmente le competenze del docente. Ok? Quindi stiamo parlando del concorso 2020, sappiamo già che a fine ottobre è in discussione un pochettino questa cosa, ed è anche giusto che sia in discussione. E mettiamo così, diciamo, alcune notizie ve le scrivo. Allora, diciamo che fine ottobre, inizio novembre, mettiamo, sarà più probabile inizio novembre, anche perché bisogna trovare le aule informatica, partirà il concorso straordinario, ce ne sono due, ed è quello che si può fare avendo almeno 3 anni di servizio su classe di concorso. Queste sono le date. Se ne sta parlando adesso al governo, cioè, io credo che si farà. Qual è il problema? È che in questa situazione un po' particolare, anche drammatica, gli insegnanti precari che in questo momento stanno insegnando, potrebbero ammalarsi di Covid. Allora, che cosa succede? Di solito sono previsti delle prove suppletive, delle prove suppletive che ad esempio hanno potuto, io non so da quant'è che state seguendo il mondo della scuola. C'è un esempio: nel 2016 col governo Renzi c'è stato il concorso docenti. Più o meno questi sono i dati. Eravamo circa 200.000 docenti precari.
e di posti ne erano stati previsti circa 45.000. E alla fine i vincitori ammessi al concorso sono stati circa 20.000. Quindi in realtà purtroppo sono stati vincitori molte meno persone rispetto ai posti che erano stati messi, che erano disponibili. Poi successivamente, questo è stato un concorso a tutti gli effetti, ci sono stati promossi e bocciati, sono state stilate graduatorie di merito e chi entrava all'interno dei posti resi disponibili vinceva il concorso. Per non scontentare tutte, diciamo che calcoli così molto rapidi ci fanno capire che 180.000 persone sono rimaste scontente, insoddisfatte. Che cosa hanno fatto nel 2018? Tutti quelli che potevano partecipare al concorso, che essenzialmente dovevano essere persone abilitate, l'hanno chiamato così concorso non selettivo. In realtà, più che concorso, era una prova dove vincevano tutti, cioè si passava tutti, cioè non c'era la possibilità di essere bocciati. Si prendeva un voto e questo voto, l'importanza di questo voto era perché, come ben sapete, quando ci sono determinati posti che vengono messi per il concorso, si crea alla fine di tutto una graduatoria di merito. È ovvio. Graduatoria di merito, sia in virtù del punteggio preso al concorso, sia perché vengono valutati i titoli dell'insegnante. È ovvio che nessuno poteva essere bocciato, però prendere un bel voto ti permetteva di avere una buona posizione in graduatoria e quindi di essere chiamato prima o dopo al ruolo, quindi a procedere nell'anno di prova. Vi preannuncio che poi, una volta che inizierete a fare l'anno di prova, chiedo scusa per i suoni, una volta che inizierete a fare l'anno di prova e poi dovrete iscrivervi sulla piattaforma Indire e dovrete, insomma, cioè diciamo che le difficoltà non finiranno con la vittoria del concorso. Chi fece il dottorato di ricerca, siccome il dottorato di ricerca a livello internazionale è riconosciuto, cioè si ottiene mediante 180 crediti formativi universitari, fece ricorso la maggior parte delle persone con ANIEF. Alcuni di questi postdoc, persone che avevano fatto il percorso PhD, avevano vinto il ricorso e erano stati ammessi a fare delle prove suppletive, cioè a ripetere il concorso con modalità molto simili, ovviamente con tracce diverse. E coloro che hanno superato queste prove suppletive sono diventati docenti a tutti gli effetti. Tutto questo per dire che cosa? Che purtroppo, che cosa sta accadendo? Che coloro che si ammaleranno di coronavirus, purtroppo non potranno partecipare al concorso e nemmeno sono previste delle prove suppletive. Quindi coloro che stanno insegnando, stanno prestando servizio per lo Stato e purtroppo si ammalano anche, purtroppo che cosa accadrà? Accadrà anche che queste persone non potranno, perderanno l'opportunità di fare il concorso e quindi semplicemente non avranno l'opportunità di diventare di ruolo. Secondo me questa cosa andrà assolutamente cambiata perché ovviamente è abbastanza evidente che non può andare e quindi ci dovremo fare sentire in massa perché ovviamente sono tante le persone che rischiano e rischiare poi di non poter fare un concorso così atteso, sono 2 anni che ne parlano. Nei primi testi, nella copertina c'era scritto concorso 2018. Dopo 2 anni che ne parlano, dopo 2 anni che vi preparate, dopo periodi di fatica e studio, voi rischiate che se vi prendete il Covid non potete fare il concorso e lo perdete per sempre. Questa è una cosa che a me lascia abbastanza sconvolto. Allora, facciamo così. Il video lo continuo, ne faccio adesso un altro, voglio
ne preparo un altro perché voglio parlare delle competenze del docente, quindi cambierò il titolo, sbarriamolo questo. Il titolo sarà discorsi preliminari, insomma, introduzione al concorso, perché comunque è giusto rimanere aggiornati, è giusto anche dire quello che sta accadendo fuori da questa scrivania, fuori da questo computer, e a quel punto poi entreremo nel vivo delle competenze del docente. Scusate se non spengo il telefono, ma per motivi di lavoro devo essere, e per motivi anche di famiglia, devo essere rintracciabile. Io vi ringrazio e vi rimando al prossimo video. Un caro saluto da Francesco.